con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Giubiliamo nel suo amor, con Gesù
Grazie Gesù, un saluto a tutti nell'amore del Signore. Grazie, stiamo per cominciare. Grazie Gesù. Vi reggo un saluto affettuoso a tutti voi nell'amore del Signore. Prima di cantare altri cantici, volevo dirvi quanti si stanno collegando. Naturalmente è un orario non semplice, magari molti stanno mangiando, ma questo era il momento nel quale ho sentito forte la spinta di venire in chiesa e le strade sono state libere. Ho pregato, ho detto: Signore, liberami da ogni pericolo, da ogni apparenza di male. Sono arrivato qui tranquillamente, senza nessun problema. È una grande emozione. Concedetemi di essere commosso nel Signore. Questo locale è vuoto, naturalmente, non c'è nessuno, sono solo, ma il Signore è qui. Sento ancora una volta la presenza del Signore e voglio dirvi qualcosa. È stata una vittoria. Che sapete, il restringimento di questi giorni è stato molto più forte negli spostamenti, ma io ho qualcosa, ma al di là di quello che ho posso sempre rischiare qualche sanzione. Ho detto: Signore, io vado, mi sono preparato, scusate l'abbigliamento, mi perdonerete, non ho la giacca, non ho la cravatta, ma credo che questo non è il momento di guardare questo. E voi che siete di là, già numerosi, vogliamo condividerci l'amore di Cristo in questo giorno di grazia. E da Guidonia, questa piccola chiesa
che ama il Signore possa arrivare un messaggio, non dico positivo nel senso umano del termine, no, io dirò delle cose probabilmente che forse alcuni non saranno d'accordo, ma quello che sento nel cuore è mio modo di dirlo con franchezza, non per giudicare o per colpire, ma per dare gloria a Dio e per innalzare Gesù Cristo e la parola di Dio. Tutto il resto a noi non ci interessa. Questi giorni, almeno all'inizio, si sono moltiplicati messaggi di tutti i tipi, profezie, eccetera, eccetera, più non posso, ma pare che negli ultimi giorni si sia acquietato tutto questo, perché il tempo che passa mentre siamo chiusi in casa, relegati in casa, e allora comincia a sentirsi un po' di stanchezza, ma noi come credenti confidiamo in Dio, confidiamo in Dio. Ora mi fermo, altrimenti vi prendo tanto tempo. Un altro cantico vorrei mettere insieme a voi per ascoltare qualcosa. Ci vogliamo rallegrare con i cantici, è vero, fratelli e sorelle? Vogliamo rallegrarci. Il cantico numero 2 di Inni di Lode, perché mi pare appropriato: onoriamo la parola del Vangelo, essa è tutta verità, verità che converte il peccatore e preserva chi è fedele. Onoriamo la parola del Vangelo, conoscete? E il coro dice: onoriamo, onoriamo, onoriamo la parola del Vangelo, onoriamo, onoriamo col cuore, non con la mente, ma col cuore, per sempre l'Evangelo. L'Evangelo che ha portato liberazione, l'Evangelo che ha portato salvezza, l'Evangelo che ha spezzato ogni catena. E in questo giorno noi vogliamo cantare questo antico cantico che molti giovani non conoscono, ma noi che conosciamo, lo cantavamo da piccolini ed erano altri tempi, ma in questo giorno io molto emozionato, ma non perché ho paura, perché sento la presenza di Dio, voglio cantare insieme a voi il numero 2. Amen. Cantare a casa vostra. È tutta verità, 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 che converte il peccatore e preserva chi è fedele. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo, onoriamo. Onoriamo.
adoriamo. Perfetto e santo amore in Gesù l'Emmanuel. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo, onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo, onoriamo col cuore per sempre l'Evangelo. Onoriamo la parola del Vangelo. Alleluia. Sia benedetto il nome del Signore, ringrazio il Dio. Intanto arrivano una parte di saluti, ma in modo speciale mi fa piacere, veramente mi commuove il cuore. Saluto il fratello Jonathan dal Canada. Un bacio a te Michela, nel nome del Signore, vi abbraccio e preghiamo gli uni per gli altri. Stiamo vivendo un tempo particolare, voglio al Signore unirci insieme, noi in Italia, in Canada, in America, ovunque, vogliamo essere un popolo solo, non siamo tanti divisi, no, le divisioni non servono, siamo un popolo che vuole servire il Signore in questo tempo di grande difficoltà, ma di opportunità. Di grande opportunità. Io sono partito senza avere granché, mi conoscete? Voglio leggere intanto il Salmo 34, forse ci sta questa mattina, in questo giorno. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo nella mia bocca, l'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Magnificate l'Eterno ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Quelli che riguardano a lui sono illuminati e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno l'ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue distrette. L'angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano alcun bene.
venite figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Qual è l'uomo che prende piacere nella vita e ame lunghezza di giorni per godere del bene? Guarda la tua lingua dal male e le tue labbra dal parlare con frode. Diparti da me e fai il bene, cerca la pace e procacciala. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti e le sue orecchie sono attente al loro grido. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male per sterminare di sulla terra la loro memoria. I giusti, i credenti, gridano all'Eterno, li esaudisce e li libera da tutte le loro distrette. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutti. Egli preserva tutte le ossa di lui, non una ne è rotta. La malvagità farà perire il malvagio e quelli che odiano il giusto saranno condannati. L'Eterno riscatta l'anima dei suoi servitori e nessuno di quelli che confidano in lui sarà condannato. Grazie a Dio, fratelli e sorelle, perché abbiamo un Signore fedele ancora oggi. Questo salmo l'avremmo letto centinaia di volte, non è questo il testo di cui poi vi parlerò, ma è un salmo che abbiamo letto nei momenti facili e forse non comprendavamo appieno le parole, come tutte le parole della Bibbia, ma oggi, in questo tempo di grande difficoltà, non possiamo dire di no, la parola diventa viva, è carne da mangiare, spiritualmente parlando. E il salmista dice che noi ci rifugiamo nel Signore, noi ci rifugiamo in Dio, non temiamo, non abbiamo paura, siamo preoccupati. Bah, siamo certamente preoccupati per quello che succede nella società. E prima di mettere qualche altro cantico voglio dirvi qualcosa che sento nel cuore. Ci sono i dimenticati, perché è sempre così, che sono gli anziani, ce l'ho nel cuore da diversi giorni, ho sentito dire da tante testimonianze che qui in Italia che gli anziani vengono relegati a causa di questo virus per non rischiare dentro una stanza e la famiglia gli porta il cibo dietro la porta e poi loro aprono la porta e rimangono dentro. Questa è precauzione, ma al di là della precauzione, fratelli e sorelle, a me fa male il cuore sentire che i nostri padri, le nostre mamme sono relegate in una stanza. Ieri una sorella mi ha detto che un anziano l'ha chiamata e gli ha detto: sono 4 giorni, ha chiamato anche il 112, i carabinieri, ma non sono venuti. Ha detto: sono 4 giorni che io sto in casa, mi manca anche da mangiare e non sento nessuno. Io mi piange il cuore, fratelli e sorelle, al di là di tutti gli altri che soffrono. E vogliamo pregare in questo culto: Signore, la tua grazia infinita scenda nella nostra vita in questo giorno. Noi abbiamo bisogno di te, non abbiamo bisogno di altro. Tu sei la nostra rocca, tu sei la nostra fortezza, tu sei il nostro aiuto, lo sei stato nel passato, sei stato fedele e lo sarai ancora in questo giorno. Non conosciamo il domani, nulla so del mio domani, poco ancor comprende il cuore, ma io so che pur domani
mi terrà per man Gesù. Signore, questa mattina, questo giorno vogliamo stendere la nostra mano e prendere la tua mano, mano nella mano con Gesù, perché solo così saremo al sicuro, certi di andare avanti. Signore, stai con noi in questa breve riunione, te lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Io voglio mettere il cantico numero 1, Sussuini di lode. Perdonatemi, sono vecchio. Sono vecchio. Mi piacciono tutti i cantici, ma quelli di inni di lode, scusate se inceppo, ma sono veramente emozionato. Quelli di inni di lode mi toccano perché mi ricordano la mia infanzia. Siamo per grazia davanti a te, nella tua casa, o Re dei Re, per ascoltare la verità che la tua bocca ci parlerà. Cantiamo insieme questo numero 1. Gloria a Gesù. Siamo per grazia davanti a te, nella tua casa. Anche a casa tua c'è Gesù, a casa tua, a casa vostra. Presiedi tu, guido la gloria del buon Gesù, con la tua mano tocca ogni cuore che a te si spande, Padre d'amore. Che parole meravigliose, fratelli e sorelle. Spandiamo l'anima nostra davanti a Dio in questo giorno. Mentre voi siete a casa, io sono in questo locale vuoto, ma Gesù è qui e lì.
a casa vostra, ovunque, dove siete. Ora, prima che io dico qualche altra cosa, come qualche video fa, vorrei chiamare il fratello François Franco e fargli dire qualcosa che sente da parte di Dio. Questa è una novità, diciamo, un qualcosa che di particolare, e sperando che poi con il microfono, con il telefono si senta bene, io spero che il fratello Franco è pronto a rispondere alla mia chiamata. Lo sto chiamando. Grazie Gesù, gloria a Dio. Grazie Gesù. Momento di pazienza, carissimi. Momento di pazienza. Io faccio da tecnico tutto qui. Fratello Franco, François, sei pronto? Sono pronto. Bene, c'hai una bella voce. Sì, dimmi. Sì, sì, abbassa tutto così ti senti più libero di dire quello che senti, d'accordo? Allora, io sono emozionato, tu sei emozionato. Mettiamo la nostra emozione davanti al Signore e ci dia la forza di dire quello che abbiamo nel cuore. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Vai, e non ti fermare finché vuoi. Pace a tutti, quelli che sono collegati, quelli che poi vedranno il video dopo. L'emozione del fratello Giuseppe la sentiamo tutti, perché siamo tutti nella stessa barca, soffrendo le stesse cose, in questo momento relegati ognuno a casa propria, non possiamo uscire. Se non per necessità, e quindi ci sentiamo un po' tutti quanti chiusi, obbligati per forza di cose, però lo spirito non si può bloccare, non si può rinchiudere in una stanza. E sono sicuro che tutti quelli che amano il Signore sentono in questi giorni forte il messaggio da parte del Signore. Io posso dire questo, fratelli, non perdiamo più tempo a tante chiacchiere che abbiamo fatto nel passato, tutti quanti abbiamo fatto tante chiacchiere. Andiamo all'essenziale, guardiamo al cielo, da dove verrà la nostra redenzione. Non trovo altre parole, perché io personalmente sono stato rinchiuso dentro casa 33 anni fa volontariamente per 4 mesi, ma in quel periodo ero depresso, avevo la depressione 33 anni fa, finché un giorno non ho conosciuto Gesù Cristo. E oggi stare a casa, forzatamente a casa, mi fa ricordare quel periodo come il periodo in cui sono uscito dalla notte più nera e ho visto finalmente la luce. Quindi gloria a Dio. In questi giorni vedere la luce di Dio che mi sta dando serenità, tranquillità, nonostante anche noi abbiamo i nostri anziani a casa, mia mamma, mio suocero, siamo costretti a casa, non sto lavorando da 20 giorni, ma non sono depresso. Sono fiducioso che il Signore guarda e vede e provvede per ogni cosa. Amen. E il mio pensiero è questo, andiamo all'essenziale. Anch'io sto ricevendo tanti messaggi, tante chiamate dagli amici, dai fratelli, fratelli soprattutto della Spagna, del Sud America, tutti mandano messaggi di sostegno, di preghiera per noi in Italia, e questo mi conforta. Però ricevo anche messaggi di persone che hanno paura, come diceva il fratello Giuseppe, hanno paura, hanno timore di quello che succederà, e io mi rivolgo particolarmente a queste persone. È il momento, è adesso il momento
di non avere più paura. Amen. Di togliere tutti quei castelli che abbiamo fatto durante tanti anni. Chi è questo Dio? Chi lo conosce? Dove sta? Bene, adesso è il momento che ci avviciniamo a Lui, perché Lui è pronto, è sempre stato pronto. Amen. E mando questo messaggio particolarmente al mio amico, lui sa di che parlo, e ho pregato con lui questa mattina, e lo mando in particolar modo a tutti quelli che sono nella breccia, sulla breccia, ai poliziotti, ai militari, ai medici, che sono in prima linea, non stanno riposando, non stanno guardando a nessun riposo, non pensano a loro stessi, ma pensano al prossimo. E penso che anche noi dobbiamo pensare al nostro prossimo, così come Gesù ha fatto quando è morto sulla croce. Non ha avuto riguardi per se stesso, ma ha dato tutto se stesso. Amen. Io sono particolarmente toccato da tanti esempi di solidarietà che ci sono stati in questi giorni, da tutte le parti, in particolar modo tra i militari, i poliziotti, i dottori, perché di quelli io conosco di più, ma è stata una gara di solidarietà tra le persone. Grazie. E vedere tanti che si adoperano, che si affaticano senza riposare per salvare le persone e portargli un messaggio di conforto, che è quello della parola di Dio, questo mi riempie di fiducia, perché ancora il Signore parla. Gloria a Dio. Ti emozioni, Franco, sei molto tenero, ti conosco. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Giuseppe che mi hai dato questa opportunità. Io in particolar modo voglio raccontarvi questo. Un mio caro amico, pastore delle Assemblee di Dio francesi, Patrick, è stato una settimana in terapia intensiva e è stato veramente al bordo della morte. Ma ieri mi ha mandato un messaggio che, grazie a Dio, è uscito dalla terapia intensiva. Alleluia. Riesce a respirare da solo, e il suo messaggio è stato proprio questo: fratelli, non perdiamo più tempo. Amen. Parliamo di Gesù semplicemente, come Gesù sapeva fare. Amen. E io ringrazio Dio che l'ha salvato, perché deve ancora fare tanto lavoro. Sì, Signore, grazie Gesù. Sei emozionato e io ti conosco bene. Gloria a Gesù. Gloria a Dio, fratello Francesco. Vai. Volevo ancora dire un paio di cose. Vai. Salutare tutti i cari amici e fratelli che ci stanno sostenendo con le preghiere dall'estero, soprattutto il fratello Ruben dall'Uruguay, il fratello David Estrella dal Perù, il fratello Brian dall'Inghilterra, i fratelli dalla Spagna, Juan Manuel, Raquel, Paco, José Mari, sono tantissimi che ci stanno aiutando. Io in questo momento non mi sento assolutamente solo, e così dovremmo fare tutti. Siamo circondati da tanti fratelli che pensano a noi, ma noi pensiamo a loro, perché anche loro hanno purtroppo subito le conseguenze, soprattutto in Spagna, sono nella condizione critica come la nostra. Io personalmente credo che dobbiamo veramente tornare all'essenziale della parola di Dio. Amen. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie fratello François. C'è il rumore qui con i telefoni, purtroppo si sa come funziona, non capisco, ma questo è. E ringrazio fratello François, un caro amico che è stato con noi spesso, speriamo che
possiamo ritrovare un po' di libertà per stare di nuovo insieme e condividerci l'amore del Signore. Fratello Franco è in collegamento con, se non dico tutto il mondo poco ci manca, con la Fratellanza, e tutti i giorni mi manda i saluti di tanti fratelli da tutte le parti, li ha dati già in diretta qui al telefono. Quindi non siamo soli qui in Italia, ma abbiamo una Fratellanza, abbiamo dei cari fratelli e sorelle che amano veramente il Signore. Vi racconto questo in un secondo. Qualche giorno fa sul mio profilo Facebook mi è arrivata l'amicizia di un fratello che io non conosco, dall'America, e sono andata a guardare il profilo. È un fratello che viene dalla Sicilia, si è trasferito col papà tanti anni fa in America, e lui scriveva lì nel profilo che stava pregando per la bella Italia, che possa l'Italia ritrovare il vigore spirituale di una volta. Lui dovrebbe essere anziano anche, di una certa età, e mi ha fatto molto piacere. Dico, ma guarda, proprio in un momento particolare che io ero un pochino afflitto, mi è arrivata questa amicizia e sono andato a leggere quello che lui scrive. Mi ha toccato, perché era un parlare, non era un italiano perfetto, non ha importanza, ma era un parlare di una volta, quando noi eravamo ragazzi, quando c'era la genuinità dell'Evangelo. Che il Signore ci aiuti in questo. Io non voglio essere troppo lungo, non so quanto tempo già sono in onda. Volevo cantare un altro cantico della croce, Gesù Nazareno affisso alla croce. Quanti diranno, oh, che bel cantico, il 481 di Inni di Lode. Adesso lo trovo subito, un poco di pazienza. 481, gloria a Dio. Eccolo qui. Gesù Nazareno, alleluia, affisso alla croce, oh, alleluia. Alziamo in piedi, alziamo in piedi per favore. E viso coprì, il capo gli cinse. Gloria a Dio. Al divino fregio, il servo di spine. E il popolo di me, tutti insieme a me, e dire mi vieni, la pasta da cani, non sa quel che fanno, perdonali tu, benedetto Signore, il gran Redentore. Tanto clamore, struggente preghiera, struggente preghiera, Dio elevò, a Dio elevò, scarlatto il mantello, in mano la carta, i vivi che Re dei Giudei, gridava la folla, alleluia, beffando il Signore, durante il cammino, perdonali tu,
Affisso alla croce, il divino maestro, alleluia, il divino maestro, un'acre brevanda, ti forsero e poi, spartirono tra loro, il suo vestiario, la sua veste, La sorte assegnata. La tunica fu. E vieni, la massa battani, non so quel che fanno. E non è un caso che mi è venuto in mente mentre stavo qui questo cantico che ci parla della croce. Ma lì proprio il Signore ha dato il massimo di se stesso, proprio l'umiltà più grande, mentre tutto quello che accadeva intorno a Lui, sbeffeggiato, colpito, ingiuriato, sputato, il divin maestro continuò il suo cammino, cadde, si rialzò, qualcuno lo aiutò, ma alla fine arrivò fino al Golgota, al monte chiamato il Teschio, e lì i romani lo inchiodarono in croce e non è sceso, abbiamo detto tante volte, non è sceso, non ha assolutamente colto la provocazione, scendi giù di croce, se tu sei il Cristo, sei il figlio di Dio, facci vedere qualcosa. Non gli bastavano i miracoli che avevano visto, volevano di più, ma Gesù non poteva scendere perché amava me e te, fratello, sorella, e noi in questo giorno dobbiamo chinare il capo di fronte alla grandezza del Signore. E a proposito di umiltà, voglio leggere in Seconda Corinzi, voi mi aiutate, fa molto freddo in questo locale, faccio un po' fatica fisicamente, ma il Signore mi aiuterà. Seconda Corinzi, capitolo 12, i primi versi, bellissimi. Seconda Corinzi, capitolo 12, dice Paolo l'Apostolo, bisogna gloriarmi, non è cosa gioevole, ma pure verrò alle visioni, alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo, ma Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo non lo so, il Dio lo sa, fu rapito in paradiso, dice Paolo, di se stesso, e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Di quel tale io mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò, se non nelle mie debolezze. Di quel tale, dice Paolo, che era lui, che ha sentito cose gloriose, mi potrei gloriare, mi voglio gloriare, ma di me stesso, delle mie debolezze, non c'ho nulla da gloriarmi, che seppur volessi gloriarmi, non sarei un pazzo, dice lui, potrei anche farlo, potrei anche gloriarmi, innalzarmi, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi al di là di quel che mi vede
essere, ovvero ode da me, e perché io non avessi ad insupervirmi, a motivo dell'eccellenza della rivelazione, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, ond'io non mi insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ma queste sono parole importanti, queste sono parole meravigliose che l'Apostolo Paolo pronuncia. Lui, uomo di Dio, che è stato in paradiso, dice: potrei gloriarmi di quell'uomo, ma non lo faccio, perché riconosco le mie debolezze e le mie fragilità. Lui poteva gloriarsi, fratelli e sorelle, della sua cultura biblica. Abbiamo detto centinaia di volte, e lo ripetiamo in questi giorni molto particolari, lui era stato alla migliore scuola biblica del tempo di Gamaliele, era un fariseo, un conoscitore della scrittura, ma perseguitava la Chiesa. Sono forte questo giorno, forse qualcuno dirà: questo video non va bene, fratelli, ma la parola. L'Apostolo Paolo, Saulo, prima un religioso fariseo, perseguitava la Chiesa di Cristo. Ma lui diceva: io non sapevo, quando poi il Signore lo fermò sulla via di Damasco, crollò a terra sotto la potenza di Dio. Io non capivo, perché la religione, e noi non ci scagliamo contro qualcuno, ma contro la religiosità, porta ad insuperbirsi, ad innalzarsi. Paolo invece dice: io non mi innalzo, io non mi sento di essere qualcuno, io non sono meglio degli altri, potrei farlo. Dice: io ho visto, ho sentito cose irripetibili. Ma come, l'Apostolo Paolo, che sa parlare, non sa ripetere quello che ha visto in paradiso? No, ha visto cose meravigliose che con la lingua, con le parole non poteva spiegare. Eppure lui dice: io mi compiaccio nella debolezza, e un angelo di Satana mi ha messo uno stecco nella carne. Non sappiamo la malattia, abbiamo detto tante volte, si sono fatte tante congetture. Comunque Paolo aveva un problema fisico, non era, come è stato detto tanti anni fa, mi ricordo, non era un uomo forte, alto, era un uomo anche basso, debole, ma si compiaceva nella sua debolezza, perché sapendo che nella sua debolezza Cristo usciva fuori in lui. Che cosa voglio dire, fratelli e sorelle, sia per quanti ci stanno seguendo sul canale YouTube e in Facebook? Oggi quello che sta accadendo, e non voglio essere un atto di polemica da parte mia, no, quello che sta accadendo dispiace, siamo addolorati, ma in realtà quello che sta accadendo sta abbassando, lo dico con franchezza, e sono tanto uno di quelli, pazienza, sta abbassando i superbi, sta abbassando coloro che si sentono di essere i cultori, coloro che hanno fatto sfoggio in questi anni di cultura personale,
Io sono stato, io sono andato, io ho letto, io ho scritto libri. E quando stavo a casa e stavo preparandomi e dicevo: Signore, devo andare in chiesa, non so se riesco, se mi ferma la polizia, ma io vado, prego. E ho detto: vado, e sono arrivato, grazie a Dio. Con le slide, fratelli, io non sono contro la tecnica, ma io sono per la spontaneità, per quello che il Signore ha messo nel nostro cuore. Molti usano e lo facciano, continuassero a farlo. Io non giudico, con questi plasma enormi, io sono anche un po' tecnico, plasma enormi, cominciano a mettere i versetti nella Bibbia e tutte le figure, la gente guarda il muro, come diceva il fratello Greenway nel 1991. Fratelli e sorelle, io mi sono ricordato, e voglio dirlo a molti, soprattutto ai più giovani: noi abbiamo conosciuto dei fratelli 30 anni fa, 40 anni fa, che non avevano né slide né televisione né Facebook né niente, ma nella loro semplicità avevano la potenza dello Spirito Santo, avevano la parola di Dio. Dove sono? Mi domando, in questo giorno, e forse questo video farà, magari molti lo cancelleranno, dove sono coloro che in questo tempo, e Dio ha dato tempo di ravvedimento, per me soprattutto, io non sono nessuno, stamattina non ho portato niente, ho la mia vecchia libro, la mia vecchia Bibbia qui, che facevo la scuola biblica, ma questo c'ho, nient'altro. Mi vanto? Non mi vanto, perché mi sento debole. Ebbene, l'apostolo Paolo si compiaceva nella debolezza, e ripeto, dove sono in questi giorni tutti coloro che hanno fatto sfoggio di cultura, che hanno fatto sfoggio di tutto quello che avevo, lo scibile spirituale umano? Dove sono? Sono scomparsi. E allora, fratelli e sorelle, a cosa è servito questi tanti anni, soprattutto quest'ultimo decennio, di un'evoluzione più che tecnica che spirituale? Sì, lo dico senza vergogna, più sfoggio tecnico che spirituale. Oh, ma fratelli e sorelle, perdonatemi, sono proprio controcorrente stamattina, questo giorno, anzi sono le 2:30. Oh, addirittura, fratelli miei, sul pulpito ci sono i tablet. Io non ho il tablet, non mi interessa il tablet, con la predica già preparata. Ma questo è spirituale? E questo è spirituale? Ah, fratello, ma io leggo i versetti dal tablet. Ma leggilo dalla Bibbia, c'hai la Bibbia, leggi la parola di Dio. Dice: ma che differenza c'è? Ma io direi che c'è differenza, a mio parere, perché dopo lo scritto sotto probabilmente c'è anche la predicazione, uno legge la predicazione, ma che leggiamo? Io ricordo quando ero ragazzo, i fratelli non leggevano, non ci avevano foglietti, avevano soltanto la parola di Dio, ed erano umili, profumavano di Cristo e parlavano, e i banchi, voglio dire, non soltanto i credenti erano toccati dalla potenza di Dio, le guarigioni, i battesimi di Spirito Santo. Sapete, giovani, fratelli anziani, ci ricordiamo quando durante i culti venivano fermati perché la potenza dello Spirito Santo scendeva e l'adunanza veniva riempita di potenza e le persone cominciavano a parlare in altre lingue. Alleluia! Adesso non accade più, perché abbiamo la cultura, è la cultura cristiana. Ma ti pare? Io ho il titolo, io ho l'attestato, io ho questo, ho quell'altro. Noi abbiamo Cristo nel nostro cuore per lo Spirito Santo.
Dice Paolo: io mi compiaccio nella debolezza, perché nelle ingiurie, nella necessità, in persecuzioni, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Vedete la realtà spirituale, come il Signore ribalta, ho detto tante volte, e lo diciamo. L'uomo esalta, la carne si esalta. Perché Paolo? Perché si compiace nella debolezza e dice: io potrei essere, ma in realtà voglio stare basso? Perché anche lui combatteva con la sua carne, perché la carne è contraria allo spirito e la carne porta ad innalzarsi. La religiosità usa la Bibbia come un sasso contundente, dicevo già molti anni fa, e diciamo: ah, tu hai fatto questo e ti tiro la Bibbia addosso. No, non funziona così, fratelli e sorelle. L'amore di Cristo. Quando c'è la carne non ci può essere l'amore. L'amore di Cristo, no, non mi puoi dire, e io dico in generale, io amo Dio, ma se non ami il tuo fratello che vedi, la tua sorella, la tua religiosità è falsa, il tuo cristianesimo è falso, il mio cristianesimo è falso, se io non amo la fratellanza. Questa mattina ho mandato un saluto a un pastore del sud che mi aveva lì scritto, e lui mi ha risposto: preghiamo gli uni per gli altri. Si è sentito quell'amore anche nello scrivere. Dobbiamo manifestare l'amore. Quanta gente questi giorni stancamente, ma grazie a Dio stanno diminuendo in continuazione, questo lo devo dire. No, a volte è impossibile tenere acceso il computer, è un continuo di scrivere. Fratelli e sorelle, fermiamoci un istante, fermiamoci io per primo e riflettiamo e preghiamo. E prima di scrivere e di parlare, l'ho detto nell'altro video, ma lo ripeto perché la cosa è peggiorata, non è che è migliorata, è peggiorata. Tutti hanno la mania di scrivere. Fratelli e sorelle, c'è la guida dello Spirito Santo? È il Signore che ci fa sentire quei versi, è il Signore che ci ha messo nel cuore un certo concetto. Se è da parte di Dio, parliamo, altrimenti taciamo, stiamo in silenzio. L'apostolo Paolo era accusato come un uomo debole. Sì, ha avuto problemi l'apostolo Paolo, era debole, perché nello scrivere a volte era deciso, ma di persona era debole. Non era debole, dicevano loro che era debole, ma l'apostolo Paolo si proponeva con amore agli altri. Oh, fratelli e sorelle, dove sono i cultori? Si sto per concludere perché non so quanto tempo è passato, non voglio stancarvi. Dove sono i cultori? Adesso è arrivato il tempo, non è più il tempo, la gente non ha più bisogno di coloro che hanno lo sciolinguagnolo, lo chiamo io. Oh, quanto parlano! Io prima di venire qui, la diretta, se vedete, sul mio profilo è stata fatta forse una settimana fa, ma prima di ritornare ho aspettato. Che cosa ho aspettato? Fratello, ma tu c'hai, vai, parla! No! Ho aspettato la spinta del Signore, e anche se non mi sento bene fisicamente, ma questo giorno voglio dare gloria a Dio insieme a voi, perché sono in questa comunità. Speriamo di riaprirla più presto, perché voglio riabbracciare i miei fratelli e le mie sorelle, che saluto i credenti di Guidonia nel nome di Gesù, ma saluto tutti. Mi compiaccio nella debolezza. Paolo, apostolo, non hai capito niente dell'Evangelo. Qualcuno di questi o qualcuno di noi avrebbe detto: Paolo, apostolo, non hai capito, tu sei potente, tu sei forte, tu c'hai lo Spirito Santo, dove passi te accadono le guarigioni. No, l'apostolo Paolo si compiaceva affinché la sua carne si abbassasse,
E penso che il Signore forse, io non voglio, perché troppe profezie sono state fatte in questi giorni, quindi c'è una confusione anche su questo, ma io dico forse, punto interrogativo, forse quello che sta accadendo, speriamo che possa abbassare tutta la Chiesa di Cristo, dico tutti, nessuno escluso, nessuno si senta di essere apostolo, dottore, tutti i titoli ultimamente, siamo in Cristo, siamo di Cristo, siamo soltanto dei megafoni, siamo soltanto dei servitori disutili davanti a Dio. Ricordiamolo, perché il Signore adesso ha detto forse, dico forse, poi ognuno faccia quello che vuole, forse ha detto basta, vi ho dato tanto tempo, l'avete usato male, adesso basta, e si volta pagina. Che cosa succede? Non sappiamo quello che succede nel mondo, ma una cosa so, che se la Chiesa s'umilia, e diversi stanno parlando di ravvedimento, finalmente, ravvedimento di tutti. Non è che c'è qualcuno che può dire, ah ma io non ho bisogno di avere ravvedimento, ma piegare le proprie ginocchia e dire, Signore, abbiamo sbagliato, io ho sbagliato. E allora il Signore ci innalzerà. Sì, vado per concludere. Oh, il Signore, fratelli e sorelle, si compiace nella debolezza. Il Signore non usa le persone potenti, non usa quelli che hanno la cultura e ce l'hanno tutta in testa, ho detto tante volte, ma qui nel cuore zero. Coloro che non scaldano il cuore. Quando uno parla da parte di Dio deve arrivare per lo Spirito Santo, altrimenti scenda dal pulpito, e se io non arrivo, scrivetemi qui, io sto leggendo. Grazie sorella Anna dalla Sicilia, niente titoli onorifici, grazie sorella Anna che mi stai aiutando, e noi ci vogliamo bene con questa cara sorella che sta in Sicilia, ci chiamiamo spesso e siamo in sintonia. Sta scrivendo, serviamo tutti umilmente il Signore. Grazie sorella Anna, mi stai appoggiando in questo. Serviamo il Signore in umiltà. Lo ripeto, tanto non so se qualcuno sente fuori, in umiltà. Basta la superbia, basta l'arroganza, basta coloro che usano strumenti religiosi, parole religiose per distruggere le anime. Basta, sia innalzato il nome di Gesù Cristo, gloria a Dio. Fratelli e sorelle, vogliamo che il Signore sia colui che conduce la Chiesa, perché adesso forse negli ultimi anni ci hanno messo le mani troppe persone, troppi profeti e figli di profeti, e il Signore è stato quasi messo all'angolo. Ora basta, il Signore deve ritornare al centro della Chiesa, della sua Chiesa, non della mia, non di quell'altro, di quell'altro ancora, ma della Chiesa di Cristo. Allora ciascuno si umili, e noi ci dobbiamo compiacere, fratelli e sorelle. Quando siamo deboli, allora siamo forti. E sì, perché è ovvio, e chiudo se no stanco, sì, sta passando tempo, perché quando uno è forte, ho detto tante volte, se uno è forte, ma che ha bisogno del Signore? No, non ha bisogno del Signore, è forte già, e lui già, è lui, lei, chi sia, già noi, io, siamo forti già. Che vuoi dire, fratello? Ma che allora noi dobbiamo andare ramenghi, dobbiamo andare, no, noi dobbiamo andare avanti e uscire e parlare al Signore guidati dallo Spirito Santo, non dalla nostra cultura, non da quello che noi sappiamo. Ma perché i fratelli 50 anni fa che io ho conosciuto, ho avuto il privilegio e l'ho raccontato tante volte, lo racconto per un'altra volta, quando non sapevano che fare, sapete che facevano?
non come fanno oggi, facciamo una riunione e ci organizziamo. No, loro si mettevano in ginocchio la notte. La notte si mettevano in ginocchio, ecco i ginocchi qui, vedete? Il mio ginocchio si deve piegare con la Bibbia e pregavano, Signore parlami, dammi una risposta da parte tua. E il Signore rispondeva. Adesso le risposte arrivano tramite internet. Sì, l'altro giorno qualcuno diceva, siamo diventati schiavi di internet. Vuoi avere una rivelazione? Vuoi avere un qualcosa? Aspetta, tu digita oppure cerca, aspetta qualche poste o qualche profezia di qualche altro, di qualcuno, e tutti a leggere la profezia. Fratelli, ci possono anche essere cose buone, io non dico che è tutto da scartare, ma ciascuno di noi deve cercare la faccia di Dio. A me deve parlare, a voi personalmente. Non possiamo delegare agli altri necessariamente oggi. E guardate, questo rimanere a casa da una parte sta diventando preoccupante, e non voglio dirvi, tra parentesi, apro una breve parentesi, odo di queste ore che già cominciano le persone a smantellare i supermercati perché non hanno più da mangiare, quindi preghiamo, perché siamo sull'orlo della guerra civile, speriamo mai che mi sbagli, ma attenzione. Ma per quanto riguarda noi, e concludo, vogliamo compiacerci nella nostra debolezza. Fratello, questo parlare non mi piace. Beh, allora, se non vi piace, discutete con l'Apostolo Paolo. Se non potete farlo perché non c'è, è in paradiso, allora discutete con lo Spirito Santo. Perché questa parola è stata scritta dall'Apostolo Paolo, ispirata dallo Spirito Santo. Io mi compiaccio soprattutto nella mia debolezza, perché quando sono debole, quando la carne scende, scende la carne, perché la carne, diceva mio nonno, lo ripeto tante volte, puzza la carne, quando sale lo Spirito, sale il profumo di Cristo. Signore ci benedica, fratelli e sorelle. Io chiudo qua perché non so neanche quanto tempo sono stato online. Vi lascio nell'amore del Signore. Non prendete questo come polemica. No. Vogliamo pregare veramente che possiamo ritrovare io, tutti noi, quell'umiltà che precede la gloria. Perché è scritto che un giorno chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Noi vogliamo essere innalzati dal Signore, non dagli uomini. Gli uomini dicono, quanto sei bravo, ma quanto sei bravo, te lo dicono oggi, ma poi domani ti colpiscono, ma quanto sei bravo, domani non sei niente, non sei quello, oh quello, non capisce niente. Il giorno prima però ti hanno detto delle belle parole. Noi vogliamo sentirci approvati da Dio. Potete dire amen voi? Amen, approvati da Dio. Signore, ti ringraziamo in questo giorno, ti ringraziamo per la tua parola non data da un uomo, io sono nulla, ma la tua parola di verità possa giungere nei cuori di tutti quanti. Grazie per questa opportunità che mi hai dato di aver potuto aprire questo locale e utilizzare le apparecchiature per andare online, ma non per farmi vedere, vorrei scomparire io. Sì, Signore, vorrei scomparire, ma tu, Cristo, possa apparire folgorante e glorioso nella nostra vita. Rimani con noi. E in questi giorni drammatici, Signore, la fratellanza tutta, ci sono anche dei pastori di cui adesso non faccio i nomi, che sono stati colpiti da questo virus. Signore, ma i pastori, ma i fratelli, tanti sorelle sono ammalate. Signore, guarisci nel nome potente di Gesù Cristo per il sangue dell'agnello versato sulla croce. Ti preghiamo per tutti, per i vicini e per i lontani. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
Io voglio concludere questa, non so come chiamarla, riunione. No, sono solo, ma sono stato in compagnia con voi. Qui arrivano tante saluti e quant'altro, ma non faccio in tempo a leggerle. Vorrei mettere in onda qualche cantico. Avanti o vo? Vogliamo cantare Avanti o vo? Il 102? Gloria a Dio, perché noi indietro non ci vogliamo andare, vogliamo andare avanti. 102. Gloria a Dio. Grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù. Eccolo qui. Pronti? Avanti o vo? Gesù è il Salvatore, e Dio da Salvatore, in terra per salvare l'uomo peccatore. In Lui chi crederà, vittoria sempre avrà, per vita eterna nuova, un dì nel cielo potrà. Avanti o no, avanti o no, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guarda questo mondo. Gesù ritorna, alleluia! Dice il cantico: avanti o vo, non indietro, avanti o vo, perché saremo un giorno a tavola con Isacco, Abramo e Giacobbe e con Gesù. Jesus is coming. Ci sono alcuni in inglese qui che mi stanno scrivendo: Jesus is coming, Gesù viene, alleluia, e noi ci vogliamo preparare. Ma non posso lasciare chiudere la trasmissione senza che cantiamo il cantico 138, so, su inni di lode. Mi dispiace per i giovani che cantano altri cantici, ma io adesso mi sento di cantare questo. Sicura in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra del suo amore. Sode una voce d'angeli, qual inno di vittoria, dai campi della gloria, dal fiammeggiante mare. Sicura, dice il coro, in man di Cristo, sicura nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra del suo amor. Gloria a Dio. Il 138. Alleluia. Gloria a Dio.
Cantiamolo tutti. Alziamo in piedi. Sicura è mai di Cristo, sicura nel suo cuore. Alleluia. L'anima mia riposa all'ombra del suo amore. Sole una voce d'angeli, marino di vittoria, dai campi della gloria, dal pianeggiante mare, sicura in mano di Cristo. Prendici, Signore, abbracciaci. Ogni ansia, ogni dolore, Signore, siamo davanti a te. Faccio una proposta, altri due minuti, è troppo bello questo cantico. La terza strofa dice: rifugio del cuor mio, Gesù morì per me. Sono emozionato. Fermo in te rocca eterna, confido solo in te. Aspetto con pazienza, poiché egli è notte ancora. Aspetto, ormai l'aurora, la sponda inonderà, Gesù ritorna. E con quelli che hanno scritto in inglese, Jesus is coming, ancora una volta. Saluto tutti, siete in tanti, che Dio vi benedica. Fratello Antonino, fratello Pagliarino, altri, fratello Lombardo Antonino, carissimo, che mi scrive spesso, che Dio ti benedica, e tanti altri, fratello François, che mi ha ringraziato per la diretta telefonica, ma questo è l'amore di Cristo. Rimetto il 138 e poi chiudo la trasmissione. 138, è troppo bello. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, ci alziamo in piedi. Di Cristo, sicura nel suo
ringraziamo, ogni dolore stasera. Siamo davanti a te. Grazie a tutti voi. Ora io non immaginavo, adesso sto guardando, la diretta è 1:27, un'ora e 27 minuti. Beh, la prossima volta allora mi chiedo, adesso all'improvviso forse non mi seguirete più, che sono troppo lungo. Ora non è stato, è stata una cosa spontanea, ma ci lasciamo con un saluto cristiano, tutti noi rimaniamo uniti nell'amore di Cristo e diamo spazio soltanto a Cristo Gesù. Pace, shalom a tutti e alla prossima diretta, non so, magari presto. Ecco, la prossima il Signore saprà se mi spinge, ma intanto preghiamo gli uni e per gli altri e rimaniamo umili davanti a Lui. A Dio solo, solo a Dio sia la gloria, l'onore e il rispetto nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Pace.